così una visione più chiara della realtà. Grazie. Ok. Bene, buongiorno a tutti, un cordiale saluto e un ringraziamento alle autorità accademiche per l'accoglienza, ma anche per l'organizzazione di questa importantissima giornata di dialogo e confronto. L'abbiamo detto sin dall'inizio, questa vuole essere uno scambio di idee, di opinioni, ma anche di esperienze. E sono particolarmente contento che oggi partecipano anche dei giovani che provengono da Manfredonia, da Siponto, e anche perché raccontano non solo una sensibilizzazione a queste tematiche, ma soprattutto perché l'emigrazione non è un tema attuale, ma è anche il tema del futuro. Quindi, ragazzi, la società di domani sicuramente verrà cambiata e sta già per essere cambiata, una nuova società dove appunto le diversità culturali, le diversità etniche e anche religiose fanno sempre più parte del nostro panorama sociale e religioso. Quindi, ecco, il mio compito in questi 20 minuti è di presentarvi un po' la tematica, di introdurvi alla tematica della giornata di oggi, rifugiato, opportunità o minaccia, contesti, cause e prospettive. Sicuramente non è facile parlare di emigrazione e di rifugiati, è un tema molto complesso, ma si può scegliere anche un punto di partenza, e non a caso ho scelto un punto di partenza attraverso le parole del Santo Padre, Papa Francesco, il quale non solo nel suo magistero scritto, ma soprattutto nel suo magistero vivo e vivente, ha raccontato e ha sottolineato sempre di più l'importanza, l'attenzione della Chiesa e un richiamo molto forte alla società di maggiore attenzione a questa categoria vulnerabile di persone costrette a lasciare le loro case, la loro terra, in cerca di una prospettiva e di un futuro migliore. Sapete, il Santo Padre, la prima visita ufficiale lo ha fatto a Lampedusa, incontro, un luogo dove significativamente era la porta dell'Europa, attraverso la quale migliaia e migliaia di persone sono giunte o giungono tuttora in Europa. Ma purtroppo, oltre ad essere una porta d'ingresso, è anche il luogo dove ha raccolto spesso anche i cadaveri di molte persone morti in mare, scomparsi. Il Mediterraneo, oltre ad essere un ponte, bisogna sottolinearlo, è anche un cimitero dove moltissime persone hanno trovato non più la speranza, ma hanno trovato la morte attraverso questi viaggi a volte disperati, proprio perché in mano ovviamente una criminalità organizzata, di cui accennerò qualcosa più tardi. Ritengo quindi che il Santo Padre nel suo magistero ha dato delle linee non solo di interpretazione, ma anche di intervento, di azione molto concrete. E le parole che sto per citare sono proprio sue. Innanzitutto il Papa dice: le migrazioni globali continueranno a segnare il nostro futuro. Cioè, nella storia umana, se vogliamo, non è mai esistita un'era premigratoria. L'uomo, da quando esiste sulla Terra, è una specie migrante. Ciò che ci caratterizza maggiormente è la mobilità, e possiamo parlare quindi di una mobilità umana che è connaturale all'uomo stesso. Ma altrettanto possiamo dire che non esisterà un'epoca post-migratoria, cioè un'epoca in cui noi possiamo dire che non ci saranno più mobilità umana, movimento di persone, addirittura per scelta o anche costretti. Quindi le migrazioni non è solo l'attualità della politica, della pastorale, dell'attenzione anche della Chiesa o delle nazioni, ma è in qualche maniera la costante, ciò che segnerà sempre di più il volto delle società e della Chiesa stessa. Un altro elemento importante che il Papa ci dice è che si è costretti a partire. Questo è un elemento ormai sempre più marcante e costante, perché racconta le disuguaglianze che ci sono ancora oggi nel mondo. Non solo la presenza di guerre, di conflitti religiosi, di persecuzioni di minoranze etniche o religiose, ma anche di una costrizione che è quella della mancanza dello sviluppo, la mancanza dell'educazione, la mancanza dell'accesso alle materie prime, la mancanza dell'accesso addirittura anche all'acqua, le crisi ambientali. In qualche maniera
siamo parte di un ecosistema sociale, politico, religioso, ma anche ambientale, che sempre più è ostile, sempre più manipolato, sempre più segnato dall'ingiustizia e dalla conflittualità, e quindi sempre maggiori le cause che costringono milioni di persone di lasciare le proprie terre e di avventurarsi, spesso in viaggi pericolanti e a volte anche finiti tragicamente. Questo porta ovviamente a porre l'attenzione su quello che è lo sviluppo integrale e sostenibile. La causa prima dell'emigrazione nel suo complesso è la mancanza dello sviluppo integrale. Uno sviluppo per la persona, uno sviluppo per la sua famiglia, uno sviluppo per il suo gruppo sociale, religioso, regionale e nazionale. Queste disparità di diritti, democrazia, di istruzione, che creano conflitti, guerre e violenza, sono e devono rimanere l'attenzione primaria e principale non solo degli organismi internazionali deputati alla cura particolare dei migranti e dei rifugiati, ma devono essere sempre più parte dell'attenzione delle nazioni di partenza e di arrivo di queste persone. Non a caso parliamo oggi, e ci sono sforzi anche in atto, di cooperazione, di collaborazione tra paesi riceventi e paesi ospitanti e paesi di partenza, proprio perché si sta capendo sempre più che bisogna intervenire innanzitutto sulle cause, cioè quelle che sono le cause della partenza di queste persone, di questi gruppi, di queste famiglie. E il Papa ovviamente finisce, e voglio finire anch'io con questa introduzione, nessuno può rimanere indifferente. Molti credono nelle società generalmente di arrivo che l'emigrazione e i rifugiati è un tema che non ci tocca, che è qualcosa che guardiamo nella TV, che è qualcosa che riguarda sempre gli altri, ma comprendiamo e sentiamo sempre di più, perché c'è una relazione profonda, non solo umana, ma sociale, economica, politica, religiosa, perché ciò che succede in Africa, ciò che succede in America Latina, ciò che succede in Europa, ciò che succede in Asia riguarda ciascuno di noi, e quindi nessuno può rimanere indifferente. A maggior ragione noi, con un valore, con un'etica cristiana come fondamento delle nostre azioni, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle sofferenze, allo svilimento e a volte alla disumanizzazione di queste persone che sono costrette a viaggiare. Allora, partiamo, diamo un po' i numeri per dare giusto un contesto di quello che stiamo, di quello che stiamo parlando. Le ultime stime dell'UNHCR danno 65,6 milioni di migranti forzati nel mondo, di cui 22,5 milioni di rifugiati, 40,3 milioni di sfollati interni e 2,8 milioni di richiedenti asilo. Già da questa semplice statistica cade una paura e uno stereotipo sociale oggi molto diffuso in Europa. Viviamo di fronte a un'invasione. Vedete, la maggior parte, 40,3 milioni di migranti forzati, sono gli sfollati interni, cioè che non superano un confine internazionale. Quindi non siamo di fronte a un'invasione, ma siamo di fronte a un problema strutturale, a un problema di disuguaglianza e a un problema anche, diciamo così, di sviluppo umano. Solo nell'ultimo tempo, negli ultimi anni, abbiamo 10,3 milioni di nuovi rifugiati, il che vuol dire che la tematica o il numero dei rifugiati non tende a diminuire, ma anzi sta aumentando sempre di più, di cui appunto tra di questi 6,9 milioni sono sfollati interni e 3,4 milioni nuovi rifugiati e richiedenti asilo. 20 minuti e 20 persone al minuto sono costrette a lasciare, a fuggire dalle proprie case, e sono circa 28.300 persone al giorno, 28.300 persone al giorno costretti a lasciare le proprie case e partire. 84% sono dei rifugiati, sono ospitati in paesi in via di sviluppo o in paesi non sviluppati. E questo è un altro dato fondamentale. Queste persone non sono maggiormente nei paesi sviluppati, quindi parliamo d'Europa, parliamo di Nord America o altri paesi sviluppati,
ma sono generalmente nei paesi confinanti, nei paesi vicini, il primo paese sicuro per loro. E anche questo cade di fronte a noi un altro mito. Un altro mito perché abbiamo anche noi la sensazione in questa crisi, in questa parola che segna ormai la quotidianità della politica e del dibattito pubblico, che l'Europa sta vivendo sotto una pressione immane di rifugiati. In realtà 84% di queste persone sono presenti in paesi in via di sviluppo. Il tema dei ritornati, cioè di quelli che tornano indietro, è un tema molto importante. Normalmente tutti i rifugiati scappano da una minaccia reale o presunta, immediata, per la loro vita o per la vita della propria famiglia o del proprio gruppo religioso. E quindi loro vorrebbero tornare indietro a condizioni migliorate. Purtroppo questo non è possibile. Perché? Perché le guerre, le disuguaglianze, le ingiustizie stanno sempre più diventando strutturali. Quindi non parliamo più di una crisi, ma parliamo di una struttura del male, come già ebbe a dire Giovanni Paolo II in un suo intervento. Una struttura del male che crea ingiustizia e perpetua queste disuguaglianze e queste situazioni critiche per lo sviluppo e per il benessere delle persone. Solo 552.200 persone hanno potuto fare il ritorno a casa loro, di cui quasi 400.000 solo in Afghanistan. Il dato più preoccupante in assoluto è che in tutti i migranti forzati nel mondo 51% sono costituiti da minorenni. 51% sono minorenni. Questo è un dato davvero preoccupante, non solo per la debolezza in modo particolare di questa categoria di persone, ma perché, immaginate, sono persone che sono costrette a passare la loro infanzia, la loro adolescenza e probabilmente anche la prima giovinezza correndo, scappando, essendo parte a volte anche di abusi, di soprusi o comunque di soggetti a violazioni dei diritti umani e soggetti anche al traffico umano. Non a caso il Santo Padre aveva dedicato il messaggio proprio ai minori stranieri, molti dei quali poi arrivano nei paesi di destinazione non accompagnati da genitori, o perché mandati da soli a viaggiare o perché perdono i familiari durante il viaggio. È il dato che vi prego di avere in attenzione tutti i dati che presentiamo o abbiamo presentato, perché è quello che ci chiede un compromesso, un impegno profondo verso queste persone, di cui 51% sono minori. In Libano in percentuale una persona su sei in Libano sono rifugiati, la Turchia invece in numero assoluto ha il numero più grande dei rifugiati che accoglie, 2,9 milioni. 55% di tutti i rifugiati proviene da solo tre paesi, dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Sud Sudan. E il Sud Sudan sta conoscendo l'aumento maggiore, 64% crescita, che significa che la crisi in quel paese non smette ancora. Ed ecco allora la realtà europea, e come vedete siamo a 1.200.000 circa o 300.000 richieste di asilo, e di fronte a quella immana mobilità umana sicuramente è una porzione molto piccola e che non giustifica tutto il tam-tam comunicativo e a volte anche ideologico che c'è stato in questo caso. E vorrei fare anche una notazione di, diciamo così, di interpretazione. Sapete, la Comunità Europea ha predisposto anche un piano di distribuzione, no? dei rifugiati in giro per il mondo. Sapete che ci sono paesi che non sono disposti a prendere neanche 100 persone e che molti muri ideologici, politici e molti partiti, diciamo così, di estrema destra o xenofobi sono insorti anche per 100 persone. Ma questo non è l'unico problema che abbiamo. Un problema grosso che abbiamo, e veniva ricordato prima sui valori europei, che sono molto importanti, è che nel 2017 noi ancora in Europa, tra paesi sviluppati, stiamo discutendo la divisione e la spartizione di vite umane. Io credo che questa sia una grande vergogna oggi per la Comunità Europea, per i valori della giustizia, della democrazia e del rispetto della dignità umana. E
la discussione tra i grandi, diciamo così, rappresentanti della comunità europea, delle nazioni, è sul fatto che se posso prendere 100, 100 sono troppi, ma ne prendo 50. Comprendete in quale logica un po' distorta siamo di fronte a questa situazione. Bene, il 75% delle domande d'asilo vengono fatte principalmente in tre paesi che hanno anche la maggioranza della pressione, Germania, Italia e Francia, e il 60% proviene normalmente da paesi in conflitto, in guerra, come la Siria, l'Afghanistan, l'Iraq, il Pakistan e ultimamente anche la Nigeria. Di fronte a questo panorama complessivo numeri e di dati statistici, vorrei proporvi tre elementi di lettura e tre elementi anche di analisi di fronte alla figura o al fenomeno dei rifugiati come minaccia, come opportunità. Innanzitutto la governance del fenomeno. Abbiamo e stiamo vedendo sempre più problemi della capacità di avere una governance di questo fenomeno sicuramente epocale, sicuramente importante. Il secondo elemento che vorrei mettere alla vostra attenzione è la difficoltà di mettere, di porre al centro dell'attenzione la persona, la famiglia e la dignità umana. Il terzo elemento è la difficoltà e la fatica che si fa di proporre sistemi e strutture resilienti e eticamente informati o etici. Innanzitutto per quanto riguarda il primo elemento, la difficoltà della governance del fenomeno. Bene, assistiamo oggi sempre più a una sorta di delocalizzazione del problema, cioè spostare sempre più il problema o la pressione dei fenomeni migratori, dei rifugiati, fuori o al di fuori dei confini della comunità europea. Sappiamo gli accordi che vengono fatti con la Turchia o fatti con la Turchia, e non a caso la Turchia è l'hub che ha più in assoluto numero di rifugiati, e sappiamo anche purtroppo, ahimè, il accordo e il trattamento disumano dei migranti e dei rifugiati con la Libia, i campi di detenzione, non da ultimo le notizie dei trafficanti, della vendita delle persone umane come se fossero degli schiavi del mercato, diciamo così, libico. E quindi sempre più abbiamo questo, spostiamo il problema dal centro d'attenzione verso la periferia, facciamo in modo che questo sia un problema di qualcun altro e non nostro, e anche dell'attenzione dell'opinione pubblica. Secondo elemento importante è abbiamo una sorta di frammentazione dell'analisi e degli interventi che a volte mettono al focus semplicemente i problemi, i guai, le minacce che arrivano da queste persone o da questi fenomeni. E questo ovviamente dà sempre più forza a un'intolleranza sociale e anche a delle ideologie sempre più in atto che abbiamo in Europa. Un altro elemento importante è che vediamo una mancanza di solidarietà nell'azione concreta. Vi dicevo anche il problema della ridistribuzione dei migranti e dei rifugiati nella comunità europea, e sempre più vediamo muri alzati e rifiuti di fronte a questa situazione. Inoltre c'è un difficile rapporto tra fenomeni transnazionali e sovranità nazionale. Il fenomeno migratorio travalica i confini nazionali, ma ovviamente anche se l'Europa è una comunità, valgono ancora i confini e soprattutto valgono per le persone, non per le merci, non per i capitali. Ma quando si tratta di persone in difficoltà, allora il confine è ben visibile non solo sulla carta geografica, ma anche sul territorio. E non voglio ricordare i tanti muri spinati, i fili spinati che sono nati ultimamente in Europa. C'è una sorta di confusione delle decisioni e una debolezza delle politiche globali a fronte di un'industria enorme di traffico di esseri umani. Ecco, noi se vogliamo in due parole caratterizzare la confusione disorganizzata della comunità internazionale di fronte alla criminalità organizzata di chi fa il traffico degli esseri umani. E sempre più noi agiamo muri legali o fisici, sempre più abbiamo consegnato queste persone a quelli che Monsignor Scalabrini già nell'Ottocento lo diceva per i migranti italiani che partivano, e Papa Francesco lo ha ripetuto oggi per i nuovi migranti rifugiati: consegniamo queste persone ai trafficanti di carne umana.
Bene, c'è una eccessiva preoccupazione per la sicurezza nazionale e c'è una discordanza con la tutela dei diritti umani fondamentali. Noi oggi in Europa stiamo discutendo se è giusto e opportuno accogliere chi fugge dalle guerre. Nonostante che la comunità europea aderisce a convenzioni internazionali, tra le prime quella di Ginevra, noi discutiamo ancora oggi se è giusto o no accogliere persone che fuggono. E questo è il problema. Perché? Perché stiamo ridiscutendo non sui fenomeni, ma sui valori che hanno fondato la comunità europea stessa. L'indifferenza per le cause e a volte la promozione di modelli di sviluppo. Spesso volentieri noi ci occupiamo del fenomeno quando abbiamo i migranti rifugiati in casa, ma non ci curiamo molto delle cause, di comprendere, capire cosa è successo prima che queste persone vadano via. E ovviamente il nostro padre parla oggi, citando anche un grande sociologo Bauman, la cultura dello scarto, la globalizzazione dell'indifferenza. Sempre più società in via di sviluppo o diciamo sviluppate producono delle persone che purtroppo, dobbiamo dire, vengono considerate come uno scarto e come tale messe nelle periferie della società e costrette anche a lasciare la propria terra e le proprie case. E allora passiamo al secondo punto, che è quello della difficoltà di mettere la persona e la famiglia al centro e quindi la necessità di fare questo. Bene, innanzitutto bisogna superare la tendenza di presentare il fenomeno della mobilità umana semplicemente attraverso i numeri. E i numeri sono importanti, le organizzazioni internazionali, gli studiosi hanno bisogno di numeri, di statistiche per comprendere, per darci una fotografia di quello che sta succedendo, ma attenzione, non dobbiamo fermarci solo sui numeri, perché dietro quei numeri c'è il dramma e le speranze di persone in carne ed ossa. Quelli che molti di voi e molti di noi incontriamo in prima persona quando facciamo opera, diciamo così, attiva sul terreno. Quindi i numeri sono importanti, ma bisogna parlare anche di percezione, anche di reazione, anche di comunicazione. Perché? Vi dicevo prima, i numeri in Europa non giustificano una crisi o una invasione. Tuttavia la percezione in Europa sembra esasperare la presenza e i numeri di queste persone che abbiamo nel nostro continente, nelle nostre società. Quindi attenzione anche alla comunicazione, attenzione anche alla percezione, perché sono fenomeni che vanno segnalati. E vi do un ultimo esempio molto semplice. La Banca Mondiale ha prodotto un ultimo rapporto ultimamente, dice, analizzando alcune zone e aree dell'Europa, e ha raccontato come i partiti, i movimenti più xenofobi oggi e più attivi oggi in Europa sono nati in luoghi dove la presenza dei migranti e dei rifugiati è minima. E questo la dice lunga, una percezione. E sapete anche in Ungheria, Orban aveva annunciato per la prima volta in Europa, ovviamente per scopi politici, aveva annunciato un luogo migrant free. Quindi, ma sapete dov'è questo luogo? In un posto dove c'è quasi human free, figurarsi migrant free. I migranti non andrebbero mai lì dove lui aveva in qualche maniera annunciato questo luogo senza migranti. Quindi attenzione anche alla percezione. Noi spesso non convinciamo le persone con i numeri passano, ma deve rimanere la storia delle persone e la percezione che abbiamo di fronte a noi. Bene, un altro elemento importante sono i termini di cultura, quanto può? Anche la cultura, nazione, migrante, rifugiato, etichette che noi usiamo quasi normalmente, ma dobbiamo ricordare che sono etichette che possono servire per regolamentare, per conoscere, per analizzare, ma mai per stigmatizzare una persona, mai per stigmatizzare una persona. Quando una persona scappa o fugge, allora ovviamente siamo, appena supera un confine internazionale, dimentichiamo il nome, dimentichiamo la provenienza, dimentichiamo i suoi problemi, le sue aspirazioni, ma lo vogliamo come migrante, come rifugiato. Cosa ne è stato della sua faccia, del suo volto, dei suoi desideri, delle sue preoccupazioni, delle situazioni in cui vive?
Allora l'impegno oggi della Chiesa e della società è quello di proporre, di mettere in atto sempre più sistemi e strutture resilienti ed etici. E cosa significa questo? Saltiamo un pochettino. E cosa significa mettere in atto sistemi e strutture resilienti ed etiche? Innanzitutto, richiamando un po' anche quelli che sono i verbi del Santo Padre, innanzitutto prevenzione e protezione. Prevenzione e protezione nei paesi, nei contesti di partenza e di arrivo. Non basta semplicemente accogliere i migranti, non basta semplicemente aprire le porte, ma serve anche prevenire, cioè insistere sulle cause che creano o costringono migliaia, milioni di persone di lasciare le proprie case o le proprie realtà e arrivare a cercare una, diciamo così, una terra più sicura e più con opportunità. Un secondo elemento è quello di promozione e integrazione, promozione dello sviluppo integrale, che significa attenzione alla persona, attenzione alla famiglia, ma attenzione anche alle strutture. In un luogo dove non c'è democrazia, dove non c'è giustizia, dove non c'è uno sviluppo sostenibile, ma uno sviluppo che tenta di in qualche maniera sfruttare le risorse di quei paesi di partenza senza produrre un plus valore per i paesi che godono di queste ricchezze, sicuramente la promozione umana è insufficiente. Quindi dobbiamo promuovere anche sistemi giusti, etici e democratici. Inoltre dobbiamo avere una grande attenzione verso l'integrazione. L'integrazione non è un optional. L'integrazione non è un lusso. L'integrazione di migranti e rifugiati, oltre ad essere una opportunità, è anche un must, un dovere per il futuro della nostra società di domani. E ovviamente noi abbiamo bisogno non di soluzioni a breve termine, ma abbiamo bisogno di soluzioni durature e strutturali. E chiudo dicendo, è vero, viviamo in una sorta di crisi, ma attenzione, i migranti e i rifugiati non vanno considerati secondo la ideologia della crisi, perché l'ideologia della crisi produce risposte a breve termine e superficiali, e invece siamo di fronte a un fenomeno strutturale che ha bisogno ovviamente anche di risposte strutturali, e anche questo la Chiesa, alleanza con la società, ovviamente possono fare molto, non solo per informare, ma per attivare tutte quelle potenzialità che noi oggi abbiamo. Grazie per la vostra attenzione.